Bene, buonasera a tutti e benvenuti al nostro quarto webinar, questa volta dedicato alla categoria Under 18 maschile, che come sapete il prossimo anno diventerà Under 17. Ringraziando tutti coloro che ci stanno seguendo, passo subito a presentare i nostri ospiti. Iniziamo dal padrone di casa, Giovanni Cappelletto in arte Johnny, allenatore della società Orogranata dal 2006, e nel suo palmarès, tra gli altri titoli, spiccano quattro titoli nazionali, l'ultimo conquistato proprio nella scorsa stagione. E, vabbè, poi un'ultima cosa che aggiungo è anche mio padre, comunque, che forse è la più importante di tutte. Poi abbiamo Massimo Eccheli, allenatore dell'Under 18 del Consorzio di Vero Volley Monza, una vastissima esperienza nella categoria e diverse partecipazioni alle finali nazionali, dove ho ottenuto anche un secondo posto e uno scudetto. Abbiamo Giorgio Sabadin, da 5 stagioni allenatore dell'Under 18 della QN Pallavolo Padova, con cui ha approdato 5 volte alle finali nazionali, docente federale e allenatore della rappresentativa regionale Veneto. E abbiamo con noi anche Vincenzo Fanizza, che mi dicono sta ultimando un allenamento con la nazionale, appena sarà disponibile ci raggiungerà, allenatore della nazionale Under 19, laureatasi campione del mondo nello scorso agosto a Tunisi, sempre tra i protagonisti delle finali nazionali giovanili con le squadre della Mater Domini Castellana Grotte. Ricordo a tutti quanti che è possibile fare qualsiasi domanda ai nostri tecnici, che saranno ben contenti di rispondere, e potete utilizzare per questo la sezione commenti alla nostra diretta Facebook. Io leggerò i commenti e farò le domande ai tecnici. Bene, venendo ora al dunque del nostro incontro, vorrei fare la domanda ormai diritto di questi webinar e la vorrei fare a tutti e quattro. Visti gli anni di esperienza che vi contraddistinguono, sicuramente ognuno di voi ha in mente, ogni volta che prendi in mano un gruppo, un modello prestativo di questa categoria. Noi vogliamo sapere se ci sono cose più importanti su cui dedicare l'attenzione, come strutturate e programmate la vostra stagione sportiva. In poche parole, vogliamo sapere qual è la vostra ricetta. E inizierei dal padrone di casa che per inciso ha 2 stanze a fianco a me. Johnny, se vuoi aprire le danze, devi smutarti. Devi smutare il microfono. Ok. Intanto l'anno prossimo sarà per forza di cose un cambiamento di sostanza, anche perché avrò un anno in meno, quindi un under 17, non under 18. Ecco, apriamo una parentesi, secondo me è stata una cosa giusta questo cambiamento. Ho letto anche che anche il consorzio, visto il comunicato, lo apprezza in maniera favorevole questo tipo di cambiamento. Perché i giovani hanno bisogno di giocare innanzitutto. L'Under 20 era una situazione molto 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 difficoltosa, senza finali nazionali, non aveva pressoché la possibilità di verificare con dei campionati finali la parte più importante de del campionato. Quest'anno nel Veneto avevamo 9 squadre Under 20, mentre ne abbiamo quasi una cinquantina under 18. Portarle tutte nel campionato successivo, come viene fatto quest'ora, secondo me è un bel salto di qualità per il movimento. Molti giocatori che si allenano in più, che hanno un obiettivo, e che quindi anche non butteranno alle ortiche tutto ciò che è stato fatto quest'anno e vedranno di concretizzarlo l'anno prossimo. Non è neanche la prima volta che scendo di categoria, perché mi pare nel 2012 siamo passati nuovamente dall'under 18 all'under 17. Capelli bianchi mi danno anche una certa esperienza di tanti campionati, e non è una grandissima difficoltà. Io credo che primo controllo del modello di prestazione della nostra squadra lo si fa 2 mesi prima, lo si fa 2 mesi prima, quando si compongono i gruppi per le squadre, 1 mese prima, 2 mesi prima, e là comincia già un primo pensiero su come orientare la squadra. Io ho la fortuna di lavorare con un gruppo di allenatori che, ecco, io sono 15 anni che sono col volley Treviso e sono il più giovane. Quando giochiamo mi fanno portare l'acqua,
gli altri hanno tutti i 20, 30 anni di esperienza, quindi credo sia una cosa unica potersi confrontare con persone che conosci, che sai, che vanno soprattutto su tutti quanti per la stessa strada, con gli stessi obiettivi. Il fatto di creare dei gruppi già ci dà un'idea di come funziona tutto l'anno. Perdiamo, anzi investiamo, il termine perdere è un po' brutto, investiamo molto tempo in questo, nel senso che cerchiamo di dare a ogni giocatore la possibilità di esprimersi a un livello più alto, e quindi il fatto di metterlo in un gruppo o nell'altro non viene fatto per vincere campionati, per avere dei risultati che poi in ogni caso vengono, però lo si fa per dare la miglior crescita possibile. Gli obiettivi che mi pongo sono obiettivi riferiti al campionato di categoria, ma sono obiettivi che dopo, quando comincio nel primo periodo, già comincio a rivedermi, comincio a ristrutturare, perché ogni gruppo ha una sua dinamica, ogni gruppo ha una sua conformazione, un'alchimia, come dico io, e dobbiamo adattarci il nostro modo di allenare, di operare, dobbiamo adattarlo al gruppo che ci troviamo davanti. È un controsenso dire di portare le proprie idee in ogni gruppo, no, assolutamente questo non è possibile. Quindi il primo periodo mi serve proprio per rendermi conto di cosa possiamo fare, dove possiamo arrivare. Anzi, anche ogni 2-3 settimane, dove compongo dei microcicli di 2-3 settimane sugli obiettivi che mi voglio raggiungere, mi trovo tante volte a doverli cambiare anche in corso d'opera. Quest'anno, ad esempio, a metà anno ho dato più spazio al side out, al lavoro sulla ricezione, perché la squadra mi richiedeva la consapevolezza di questa problematicità, e quindi sono le programmazioni non sono mai dei teoremi, sono sicuramente plasmabili e adattabili al gruppo che abbiamo. Un'idea particolare per quanto riguarda alla programmazione, la do i due fondamentali che secondo me sono importanti, non più importanti, che devono avere uno spazio particolare, ecco, una cosa che non voglio mai far passare agli atleti è che ci siano fondamentali più o meno importanti, di prima o seconda categoria sono tutti importanti, anzi bisogna trattarli in questa maniera. Sono battute la ricezione, naturalmente, perché sono i due fondamentali con cui iniziamo le due fasi di gioco. Soprattutto la ricezione per me è un momento importante all'inizio dell'anno, è un lavoro importante e decisivo su analitico e anche globale, sintetico sul fondamentale. Il campionato Under 18 proponeva ormai un modello di riferimento quasi da squadre superiori, quindi aumenta sicuramente la specializzazione dei ruoli, ma soprattutto deve aumentare a pari passo la consapevolezza di quello che possono fare gli atleti, la loro efficienza nella specializzazione del ruolo, ma è anche la loro autostima. Io credo che una parte importante del nostro lavoro sia quella di parlare con gli atleti. Io investo molto tempo per questo, ma credo che sia una cosa normale. Insomma, sono ragazzi che sono in via evolutiva e hanno bisogno di essere sorretti in ogni momento. Presuppone un alto livello di specializzazione che però a volte ha dato, ad esempio, secondo me, la ricezione un po' la devono fare anche i centrali, non c'è ancora una sicurezza nel ruolo, e quindi sono lavori che devono essere fatti da parte di tutti. Ecco, questo più o meno l'idea. L'app, hai detto che dedichi una grossa parte alla questione battuta ricezione soprattutto, e che la fai fare anche ai centrali o ai ruoli, insomma, ai ruoli a cui non, tecnicamente non dovrebbe servire. Per quale motivo fai ricevere anche i centrali, e poi lo fai solo in una prima parte dell'anno, per tutto l'anno i tuoi centrali ricevono? Allora, dipende un po' dagli anni, dalle persone che mi trovo. Ad esempio quest'anno avevamo un giocatore di 2,03 m che ha iniziato a giocare un anno fa, in cui era necessario un lavoro specifico sul bug per insegnargli un po' la motricità, per insegnargli un po' gli spostamenti, per insegnargli anche a fare un appoggio effettivamente. E quindi all'inizio ho insistito molto su questa
no, specializzazione, ecco, i centrali dicevano sempre, gli opposti dicevano sempre. Dopo man mano avanti che va e dipende dagli allenamenti, chiaramente si specializza sempre di più quelle che sono le esigenze del ruolo, no? Sicuramente. Quindi tu utilizzi l'allenamento della ricezione anche per i centrali, anche per una questione proprio motoria, come un loro allenamento motorio, diciamo. Certo, quando riscontro che hanno effettive necessità, perché capita sempre più spesso di avere atleti che iniziano tardi in queste categorie, e l'esigenza è anche quella di formare una certa motricità, anche se non è la cosa più importante, dico, per un centrale, però lo può aiutare nelle sue annate successive, insomma. Ok. Ti ringrazio. E Massimo, invece, ciao, te, volevo chiedere a te la stessa cosa riguardo al tuo modello prestativo per quanto riguarda il campionato di Under 18 o limitatamente i cambiamenti, insomma anche Under 17. E puoi raccontarci la tua esperienza? Under 19. Puoi raccontarci la tua esperienza di questi anni? Sì, certo. Innanzitutto volevo salutare e ringraziarvi per l'invito. Anche perché questi momenti sono formativi in parte, cioè proprio a partire per il lavoro che anche facciamo noi allenatori nel riordinare un po' di idee, quindi vi ringrazio in anticipo per questa esperienza che sarà sicuramente molto, molto bella e formativa per me. Dunque, io negli ultimi anni ho avuto la fortuna di lavorare con gruppi piuttosto, chiamiamoli selezionati, comunque di prima fascia, nella categoria Under 18, con i quali chiaramente il lavoro era sicuramente quello di riuscire in partenza, in prima battuta, a consolidare il loro percorso tecnico che i ragazzi fino a quel momento avevano compiuto, avevano realizzato. E in seconda battuta capire quali potevano essere le strategie di lavoro per poter tendere al livello più alto possibile di gioco, proprio perché avendo anche una Serie A, no, una squadra in Superlega davanti, l'idea era quella di provare a tenere anche il modello di gioco della prima squadra come, diciamo, obiettivo da, non dico da raggiungere naturalmente perché i ragazzi a quell'età lì sono ancora molto giovani, però comunque da perseguire e da avere in testa. Questa cosa sicuramente ci ha aiutato anche perché comunque c'è un continuo scambio con gli allenatori della squadra di Superlega. In questo caso negli ultimi due anni abbiamo avuto Fabio Soli, con il quale abbiamo lavorato e collaborato moltissimo, per cui diciamo che la tendenza, cioè il modello prestativo che noi vogliamo dare in riferimento a un gruppo Under 19 per il futuro sarà quello proprio di riuscire a sviluppare il gioco in modo tale che sia sempre più vicino ai modelli di alto livello, insomma di alto profilo. Io ho individuato degli elementi sui quali cerchiamo di lavorare da subito e con i quali abbiamo riscontrato comunque differenze, soprattutto nel passaggio di categoria tra Under 16 e Under 18, quindi adesso si parlerà di Under 19, quindi sarà sicuramente così anche per quello che riguarda l'Under 17 come passaggio precedente. La prima è sicuramente la possibilità di completare la possibilità delle giocate in primo tempo, cioè delle basi di primo tempo. Di solito noi in Under 16 ne sviluppiamo un paio al massimo. L'idea che sia passando, diciamo, nell'ultima fascia giovanile è quella di ampliarle fino a poterle giocare tutte, naturalmente con difficoltà iniziali, ma a mano che anche il lavoro fisico, cioè il lavoro di preparazione atletica, con il quale abbiamo grande sinergia e poniamo grande attenzione, ci aiuta sicuramente nel tempo a poter dare aria e respiro a questo tipo di lavoro. Quindi uno dei primi elementi che noi andiamo a valutare è questo, e chiaramente poi in conseguenza la possibilità di sviluppare traiettorie più veloci sulle palle in banda, in particolare in zona 4 ma anche in zona 2, nel senso che cerchiamo di passare da una palla che viene nominata solitamente super, no?
in condizioni di eccezione positiva ad una palla più rapida, alla quick, tanto per intenderci, e mentre cerchiamo di velocizzare traiettorie anche con il caso di eccezione punto esclamativo, cioè passare una palla mezza o alta, cosiddetta mezza o alta, ad una palla un po' più rapida, un po' più spinta, che potrebbe essere paragonabile chiaramente ad una super. Quindi inserimento di tutte le basi primo tempo, velocizzazione dei giochi sulle bande, l'inserimento della pipe con tempi più rapidi. In questo caso io ti avevo inviato un contributo video, un breve contributo video, perché per farmi capire che il nostro obiettivo ad esempio quest'anno è quello di riuscire ad arrivare a giocare una pipe con il penultimo appoggio attaccante in coincidenza con l'uscita di palla dell'alzatore. Non ci siamo arrivati, però l'idea era quella di avvicinarsi il più possibile a questo tipo di a questo tempo, no? Che poi è il tempo che teoricamente, mediamente, hanno i giocatori di alto livello come tempo base. Posso mostrarlo? Certo, sì, questo è un contributo che mi ha inviato il nostro scoutman Lorenzo Biati, che è anche lo scout della nazionale giovanili. Abbiamo fatto una ripresa in tempo normale, poi in un tempo rallentato, per farvi capire appunto qual era il nostro obiettivo quest'anno di costruzione del gioco primo tempo pipe, primo tempo uscite 4-2. Qua tenete presente che questo gruppo, ecco, qui stanno giocando in campionati Serie B, questo gruppo che era un under 18 giocava in Serie B ed era quasi tutto un gruppo del 2003, quindi in realtà era un gruppo under 17, a parte un paio di elementi. Dimmi tu quando posso fermare. Sì, per me puoi anche fermare, nel senso che insomma questo era è un po' l'idea di modello prestativo che abbiamo cercato di perseguire. In ultima istanza, un ultimo elemento che volevo in qualche modo così evidenziare qua oggi è la questione legata al muro, cioè soprattutto alle traslocazioni del muro, che diventano, secondo me, nel passaggio tra under 16 e under 18, quindi probabilmente anche tra under 17 e under 19, un pochino più articolate, un pochino più strutturate, nel senso, almeno noi al consorzio abbiamo dei passaggi. La situazione più complicata sicuramente per i centrali. La possibilità di poter essere rapidi negli spostamenti, anche dopo una ricezione positiva avversaria, per seguire una palla rapida, e anche in questo caso ti avevo inviato un piccolo contributo, sì, sempre legato a gare in Serie B quest'anno. In Serie A, ormai dopo ricezione precisa, dopo appoggio preciso, i centrali fanno quasi uno stacco a un piede per poter in qualche modo arrivare e poter in qualche modo cercare di dare un contributo a muro. Ecco, l'idea è quella di avvicinarsi a questo modello, eliminando quello che di solito in under 16, almeno per noi, è un primo passo di apertura, nel senso primo passo di apertura a destra per andare a murare verso zona 2 e sinistra per andare a murare verso zona 4. Ecco, il lavoro che abbiamo cercato di fare con i centrali, ad esempio, era quello di provare a limare al minimo, quasi eliminare questo primo passo di apertura, che poi porterà sicuramente pian pianino nel tempo i centrali a lavorare come lavora un giocatore di alto profilo, dato che comunque noi abbiamo giocatori ad esempio al centro che sono comunque interessanti per struttura fisica e quindi hanno delle potenzialità e dei prerequisiti piuttosto importanti. Okay. Niente, queste sono le tre, diciamo, i tre elementi che ho individuato come, diciamo, modelli prestativi da perseguire in questa fase di lavoro. Per il resto chiaramente mi associo a quello che ha detto Johnny, che sono sicuramente, diciamo, approcci metodologici che solitamente usiamo tutti, credo. Ti ringrazio. E venendo invece al padovano, la stessa domanda vorrei farla anche a Giorgio. Giorgio,
Ciao, grazie di essere venuto. Vuoi spiegarci invece qual è la tua ricetta, se c'è qualcosa di diverso oppure se tu sei d'accordo, insomma, con i tuoi colleghi? Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato a questa tavola, chiamiamola rotonda, e di confronto, che peraltro trovo sempre molto costruttivo. Ma la lunghezza d'onda resta già abbastanza lineare con ciò che ha detto Johnny e con ciò che ha detto Massimo. Io non sono abituato ad arrivare ad avere degli obiettivi così ambiziosi nella costruzione del gioco già dall'inizio dell'anno, nel senso che ci sono delle macro tematiche che si devono affrontare costantemente con un gruppo under 18, e sono sicuramente l'introduzione del primo tempo con una palla sicuramente staccata da rete, questo è il primo grande obiettivo, l'associazione della pipe, se ci arrivo a farla, arrivo a farla più a fine anno che non già introducendola ad inizio stagione. Altri grandi obiettivi tecnici possono essere dare ai ragazzi, agli atleti, una variabilità diversa dal colpo principale che hanno, spesso è lungo la rincorsa, ma iniziare a strutturare anche una variabilità di colpo con un'alzata super, anche in situazione di palla, chiamiamola esclamativa, come già aveva anticipato Massimo. Le altre tematiche, secondo me, da tenere in considerazione sono strutturare un livello di battuta adeguata, cioè non avere una battuta potente a caso, ma arrivare a fine dell'anno, alla fine del processo dell'under 18, che io sappia fare una battuta, dove l'atleta sappia fare una battuta su un obiettivo ben specifico in maniera importante. Poi, per quel che riguarda le situazioni di muro, il lavoro, il processo ai quali sono sottomessi i centrali è anche nelle capacità, devono migliorare le capacità di scelta, quindi di lettura del primo tempo, e adeguarsi alle velocità delle traiettorie ai lati. E lo stesso per quel che riguarda i laterali, il concetto di introdurre un'assistenza importante nelle situazioni di primo tempo è una tematica che ho visto, che ho mantenuto anche abbastanza costante. E chiaramente poi il lavoro sull'apprendimento della ricezione, che io ritengo fondamentale, che si sviluppa nell'arco degli anni, non ha un processo di apprendimento così rapido nell'arco di un'annata, ma si consolida in più annate, è un altro grande tema, quindi mi trovo d'accordo abbastanza con John. Volevo aggiungere al discorso sostanzialmente che in base a questi obiettivi bisogna poi tarare tutto con quelle che sono le qualità individuali dei propri atleti, quindi adeguare un po' il vestito alla tipologia di squadra e di atleti che si hanno. C'è un altro grande obiettivo, secondo me, che è quello di far maturare gli atleti anche sotto il profilo caratteriale, emotivo. Quindi mi trovo d'accordo con Johnny dove la componente del dialogo sia importante, non è forse anche l'aspetto più complesso da gestire, anche perché questi ragazzi in società abbastanza strutturate come sono le nostre, con un carico di lavoro importante, sono sottomessi ad uno stress notevole, e avere delle prestazioni sempre elevate nell'arco di una stagione è molto molto complesso. E ti ringrazio. Faccio una precisazione. So che può essere che i video da Facebook non si vedano un po' a scatti,
e cercheremo poi di pubblicare la registrazione di questo webinar e fare in modo che i video si vedano bene, quindi eventualmente se vi siete persi qualche pezzo poi potete riandarlo a vedere, presumo, sul nostro canale YouTube, comunque vi faremo sapere. E io qua avrei già una prima domanda, ne approfitto, visto che il tema è sempre la programmazione, ne approfitto per farvela subito a tutti e quattro. Stiamo parlando di apprendimento, ma apprendimento mediante ripetizione o apprendimento differenziale, chiede Renato, che salutiamo tutti calorosamente. E, Massimo, vuoi provare a rispondere te? Cosa ne pensi te? Ti devo smutare, però scusatemi. No? Ok, ora sei smutato, okay. Perfetto. Per stabilizzare o migliorare una tecnica, le ripetizioni consapevoli sono fondamentali. Quindi, per quello che mi riguarda, poi Renato mi conosce, sa qual è, come la penso io su alcuni approcci metodologici. Credo che l'alto numero di ripetizioni, ribadisco, con grandissima però attenzione e consapevolezza a quello che si fa, altrimenti diventano un lavoro che serve a poco, a volte anzi addirittura serve ad allenare un errore, io le ritengo fondamentali. Quindi adesso nello specifico non ho ben capito quale poteva essere la richiesta di Renato, diciamo in relazione a quelli che sono i modelli prestativi, però sicuramente la ripetizione per me è importantissima. Quindi la ripetizione è importantissima. Johnny, anche tu devi smutare, dovete smutarvi quando prende la parola. Io sono d'accordo, io ho capelli bianchi, come dicevo prima, quindi ho passato tante epoche, ho passato l'epoca del globale, dell'analitico sintetico, adesso ritorno un po' il globale, eccetera, eccetera. Io credo però fondamentalmente che ci siano due fondamentali che secondo me hanno una valenza ancora con l'allenamento analitico o sintetico, e sono la ricezione, come giustamente ha detto Massimo, e l'altro è anche la difesa. Io reputo che abbia bisogno di anche questo, di numerosi tocchi per avere una sensibilità che poi mi porti a dei risultati maggiori. Dico un'altra cosa, spesso ci capitano atleti lunghi, longitipi, e secondo me nella didattica di apprendimento di questi atleti è fondamentale un lavoro importante, magari anche trovandogli degli spazi, dei tempi, sulla ripetizione del gesto per riuscire a compensare e a far sì che questo atleta poi possa progredire. E molte volte la maggior critica che viene fatta alla ripetizione è vero, però c'è bisogno e c'è necessità che ci sia una persona, diciamo, fissa a martoriare, diciamo, questo atleta, perché la ripetizione del gesto sbagliato porta molte volte anche al consolidare un errore, giusto? Certo, noi credo siamo un po' tutti qua privilegiati, abbiamo il secondo allenatore, abbiamo delle volte altre persone che ci danno la mano, è importante che abbiano dei concetti tecnici anche loro da poter seguire i ragazzi quando fanno questi lavori in maniera individualizzata. Giorgio, anche tu sei d'accordo con quanto detto dai tuoi colleghi riguardo alla ripetizione o utilizzi un altro metodo? No, io credo che la quantità aiuti a fare qualità, poi resto dell'idea che anche la quantità non debba essere fine a se stessa, ma forse noi dobbiamo far capire l'importanza agli atleti che attraverso la quantità possono stabilizzare alcune gestualità. Poi sta a noi allenatori creare anche delle situazioni dove quel gesto lo devono richiamare una tantum per verificare se c'è la qualità o meno. Però il tutto passando attraverso prima una quantità, cioè prima facciamo conoscere la gestualità e poi vediamo se l'atleta riesce a riconoscere la situazione e ad applicare la gestualità. Ok, ti ringrazio.
Allora, la domanda verrà fatta anche a Vincenzo non appena ci raggiungerà, che mi hanno detto che dovrebbe arrivare a minuti. Io comunque andrei avanti. Abbiamo deciso, magari in maniera differente rispetto agli altri interventi che abbiamo organizzato, di chiedere a ognuno di loro come lavora su determinati fondamentali o determinati fasi di gioco, ecco. E poi ovviamente voi sentitevi liberi, se siete in disaccordo oppure se avete delle proposte alternative da fare, di intervenire, può diventare tranquillamente un dibattito. Allora io inizierei dal padrone di casa. Una cosa viene sempre riconosciuta nelle tue squadre, una fase di battuta, diciamo, molto molto incisiva e che mette in difficoltà. Posso anche dire personalmente di averla subita, perché ci ho giocato contro, per cui qualche ace anche, vabbè, per inciso gli dicevi anche di battere su di me, una cosa discutibile. Comunque, al di là delle battute, ecco, hai delle proposte per chi ti sta ascoltando su come allenare la battuta, anche un'evoluzione, diciamo, dall'inizio dell'anno, ecco. Devo sempre smutarti? Ok. Ecco, a volte ci appiccicano a noi allenatori delle etichette che ci restano per tutta la vita. Allora, quella della battuta sì, è una cosa che mi porto dietro, ma non so, forse un po' perché mi piace, un po' per così. L'ho studiata, forse qualcosina di più. Diciamo le cose più importanti della battuta, cercando di essere sintetici, sempre per quanto riguarda il modello di riferimento Under 18, che intanto bisogna dargli la giusta importanza, nel senso che io vedo tante volte gli allenatori non lo ritengono una cosa importante, oppure fanno sì che gli atleti non la ritengono fondamentale, importante, magari utilizzando la battuta in maniera specifica solo gli ultimi 10 minuti di allenamento. Non credo che sia il nostro caso, però bisogna dare al fondamentale la giusta importanza. Non bisogna dargliene troppo, perché tante volte sento dei commenti alle partite: ho vinto perché ho battuto bene, ho perso perché ho battuto male. Non è solo quello, secondo me. I fondamentali vanno gestiti tutti per la loro importanza, non ce ne sono di più o meno importanti. Diciamo che la battuta è importante perché inizio la fase break, perché è un fondamentale che mi gestisco da solo e quindi cade dentro la mia colpa quello che facciamo. Quali sono gli aspetti importanti? Dividiamo nell'under 18, battuta salto float e battuta salto giro. Naturalmente ogni tanto vedo qualche atleta vintage in campionato di Serie G che fa ancora la battuta da distante e ogni volta ci mette in difficoltà. Mi chiedo anche ogni tanto, ma provare a farla, e non so, non è più di moda. Però vabbè, sono pensieri che mi colpiscono sempre. Quindi, per quanto riguarda il salto float, la prima cosa che devo dire è deve flottare, quindi non deve avere rotazione, e per far questo devo colpirla da una parte bassa della mano, a parte del carpo, non del metacarpo, del carpo, la parte più dura. Cos'è importante? Importante la velocità della rincorsa, questo in tutte e due, le battute. Perché acquistando velocità io riesco a imprimere la forza cinetica del mio corpo sull'attrezzo, sulla palla. Prenderla alta, prenderla dentro il campo, anche questa è una cosa che accomuna i due fondamentali. Perché faccio questo? La prendo alta per dargli una traiettoria a scendere, e quindi molto più importante. La prendo alta dentro il campo, per così la palla ha una traiettoria minore e perde meno velocità ed è un po' più difficile da ricevere per i ricettori avversari. Quindi un tempo, una velocità, un ritmo e un'accelerazione su il primo passo un po' più lungo e gli ultimi due più rapidi. Quanto deve andare una palla? Anche qui, per essere una buona una buona battuta flottante, deve essere sui 65 km all'ora, mai più di 70, perché sennò rischia di essere troppo potente, rischia di andare fuori. 60-65 vedo che normalmente, ecco, ho preso l'abitudine di misurare la velocità del battuto, anche perché ho visto che per loro è uno stimolo importante dargli, quantificarli, e vedo che cercano di migliorare la velocità del braccio. Ecco, altra cosa, velocità
del braccio che colpisce, il punto di stacco naturalmente se la voglio prendere dentro il campo, il più vicino alla linea di fondo campo, il lancio che è fondamentale, anche qui non sto a sindacare molto, una o due mani, non sono un talebano, nel senso che si vedono tutti i tipi di lancio in questo tipo di servizio, e lascio personalizzare loro questa cosa qui, che si sentano più sicuri. Prenderla alta sicuramente, come ho detto prima, quest'anno avevo un'altezza media di reach di 3,40, quindi posso pretendere un'altezza media della palla in battuta. Poi salto giro invece, il lancio, che qui è la cosa più importante della battuta, alto o basso, eterno dilemma, un po' anche qui tende a essere personalizzato al tipo di atleta. È chiaro che se il lancio è più alto, avendo una traiettoria più alta, un apice più alta, la palla quando cade è più veloce ed è un time per colpirlo più breve. Quindi secondo me a livello giovanile un lancio medio può essere più efficace a livello di apprendimento. Dopo lo posso alzare, anche se poi vedo in Superlega che gli atleti che tirano più forte hanno dei lanci belli alti, tipo Tanasievic, tipo i cubani, eccetera eccetera, hanno dei lanci molto alti, quindi, ma credo che sia una cosa che si possa anche affinare andando avanti con l'atleta. Poi un'altra cosa importante secondo me è la capacità di imprimersi forza. Naturalmente una palla, io vedo nei nostri campionati, nel mio modello di prestazione, arrivare a 100 km all'ora è una buona prestazione secondo me, 90-100 km all'ora. Forza e rotazione, ecco, una cosa che a volte devo soffermarmi sugli atleti e di puntualizzare, quello che è la rotazione, cioè dare lo spin alla palla, mi permette di controllarla, mi permette di dargli anche una traiettoria più importante, colpire delle zone in maniera più efficace, ma soprattutto a meno, sicuramente meno errore e più controllo. Quindi forza e rotazione sono tutte e due fattori importanti nella battuta salto giro. Anche qui stacco vicino alla linea di fondo campo, accelerazione, che qui è molto importante. Ecco, sul salto giro, anche sul salto giro, è importante trovare un protocollo che sia sempre quello, standardizzare un protocollo. Noi abbiamo cercato di farlo e vedo che porta dei risultati, un protocollo sia in termini di appoggi e di lancio e sia in termini di concentrazione che l'atleta deve avere. Ecco, l'aspetto mentale, come tutti sappiamo, questo è fondamentale e determinante, se non... ed è la disperazione degli allenatori, ecco, diciamolo chiaramente. A volte li si aiuta facendo sì che prima della battuta ci siano tre respiri profondi, ci sia uno schema motorio, una visualizzazione motoria positiva all'interno del loro protocollo. Cosa molto, ma molto è importante, è come l'alleno. Se io voglio rispettare le caratteristiche che mi presenta il mio modello di prestazione di partita, cosa mi dice? Il modello di prestazione mi dice che io mediamente nel mio campionato vado a battere il 60% delle volte, faccio una battuta, il 30%, 25%, 30% faccio due battute, il 10% le faccio tre servizi, eccetera, eccetera. Quindi questo cosa mi sta a significare? Mi sta a significare che la maggior parte delle volte io batto poco, quindi la devo allenare in questa maniera. Ogni quanto vado a battere? Io vado a battere ogni 7-8 minuti. Ci sono giocatori che battono due volte, ci sono giocatori che battono tre volte in un set. E anche lì è una cosa un po' da tenere molto molto in considerazione, cosa mai lo puntiamo dopo. Quindi io vado a battere ogni quanto, ogni 7-8 minuti. Ecco, io non credo che in allenamento si possa riportare queste condizioni, fare una, due o tre battute ogni 7-8 minuti, però nel limite del possibile cerco di farlo. A volte interrompo gli esercizi, li mando a battere con una sequenza ben definita. All'inizio dell'anno li faccio battere solamente, poi comincio a battere con l'imposizione di battere sulle zone. Poi cosa succede? A un certo punto dell'anno comincio a farli battere con punteggio, perché anche la situazione di campo è una cosa importante. Non è la stessa cosa andare a battere 18-12 per noi, andare a battere 12-18.
E quindi questa situazione io spero e credo di ricrearla in allenamento, cercando di consapevolizzare i giocatori di quello che sta succedendo. Se ha sbagliato il giocatore prima, se ho sbagliato nella rotazione prima, sono tutte cose che poi in partita sono determinanti. Fai vedere un attimo, Simone, per piacere, l'esercizio su un giocatore di ormai di 4-5 anni fa, ma era per dare un'idea. Ecco, questo è un esercizio di difesa che stiamo facendo. Un attimo. Un lavoro di difesa. Abbassa il volume. Andiamo a battere col libero in 6. Ecco. Ecco, ho detto di andare a battere col libero in 6. Tre battute. Naturalmente qua siamo all'inizio dell'anno, quindi il livello di prestazione non è che è quello finale. Comunque è solo per dare un esempio, stavano facendo un lavoro, li ho mandati a battere, tre esercizi, di sotto vado io, il secondo allenatore, raccogliamo i palloni o quello che sono, vedete, battono sul giocatore. Ecco, sì, tre battute, tenendo sempre presente quello che ha fatto il giocatore prima di noi, che ha battuto, se ha sbagliato, se non ha sbagliato, sono cose che noi, se non puntualizziamo in allenamento, se non siamo severi, se non pretendiamo queste cose qui in allenamento, è inutile che poi le pretendiamo in partita, perché saranno di riflesso negative. Ecco, poi le ho rimandate. A volte mi chiedono, ma non si perde tempo andare a raccogliere il pallone? 10 secondi per i palloni, nella palestra da dove stiamo, 10 secondi per i palloni e tornano a fare l'esercizio di prima. Ecco, questo secondo me è un investimento per il fondamentale della battuta, cercare di battere il più possibile nel contesto della partita. Quindi tu hai detto che ogni quanto li mandi a battere qualsiasi esercizio? No, dipende dall'esercizio che stanno facendo. Ho detto, bisognerebbe rispettare quelle che sono le situazioni di gioco, poi chiaramente okay. Si fa fatica a tutti gli allenamenti. Ecco, la cosa importante è che com'è cambiato il servizio, ecco, il servizio adesso, io a volte sto molto attento anche come metto la squadra, come compongo la mia formazione. Se ho ad esempio i due giocatori che sono S1 e palleggiatori, che battono salto giro, sono quelli più rischiosi, metterli a volte vicino può, ecco, bisogna controllare un po' anche questo tipo di situazioni. Oppure la formazione che io do all'arbitro prima di partire, a volte facciamo delle considerazioni in termini di efficacia di battuta, il centrale vicino, il centrale distante, batte più volte il centrale distante, se metto il palleggiatore in più uno, perché fa tre turni di battuta, quindi è più importante che batta di più che stia vicino. Io non dico che è una situazione privilegiata questa nelle fondamentali, però ogni tanto pensare anche a questo tipo di situazioni mi ha aiutato, mi ha dato dei risultati importanti. Ok, io ti ringrazio e Massimo, volevo chiederti, dopo la fase di battuta chiaramente bisogna ricevere. Di solito si dice. Ecco, tu sai anche che tra l'altro Johnny, contro cui giochi contro, l'ha allenato particolarmente bene questa fase di battuta, ecco, che spunti ci proponi te per la fase di ricezione? Allora, la ricezione è un tema che nei nostri allenamenti è presente praticamente sempre. Cioè noi con tipologie di lavori differenti, con tempistiche differenti, comunque alleniamo sempre la ricezione in ogni nostra seduta di allenamento. Abbiamo sostanzialmente due approcci diversi, dipende da che tipo di seduta di lavoro andiamo ad affrontare, ovvero se ci alleniamo con la palla, se facciamo un allenamento tecnico dopo una seduta pesi, abbiamo un modo di approcciare il lavoro di un certo tipo, altrimenti cambia un pochino rispetto a, diciamo, alla situazione che ti ho appena citato, insomma. Quindi il lavoro che facciamo solitamente dopo una seduta pesi parte con degli esercizi analitici che di solito non sono in campo e che noi chiamiamo lavori in fase check-in, cioè in fase di entrata. Io ti ho inviato, mi pare, qualche contributo, video, se vuoi farli vedere, sono cose che probabilmente faranno tutti, però per
per dirvi che dopo una seduta pesi, di solito noi, per quanto concerne l'eccezione, iniziamo a lavorare in questo modo. Io posso mandarli intanto? Sì, 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 se vuoi, assolutamente. Sì, ecco. Sì. Esempio, qua sfruttiamo lo spigolo che viene formato da due pareti per fare praticamente un lavoro in cui il bug eccezione deve essere, si adatta all'ultimo momento, no? Perché la traiettoria non è riconoscibile. È un po' diverso da quando si batte contro il muro e basta. Ecco. Diciamo, la sedia è l'obiettivo, quindi diciamo che una stazione di lavoro può essere questa. Poi ti ho messo forse un altro paio. E adesso li cerco di mandarli tutti. Di solito questi lavori non li facciamo in campo, nel senso che non usiamo la rete, non usiamo, cioè, sono lavori che noi chiamiamo analitici semplici. Questo è un lavoro che ho fatto un bel po' di anni fa in una società che in cui ho allenato prima di andare di approvare il consorzio. Qua lavoravamo sulla gestione in palleggio. Eravamo a Carate Brianza, una società che si chiama GSA, e questi erano i due liberi che lavoravano sulla gestione in palleggio in un lavoro, diciamo, di check-in di entrata. Puoi cambiare se vuoi, giusto per fare. Questi sono lavori che facciamo per in qualche modo lavorare o su errori o per migliorare il bagger di eccezione laterale. Come vedete, sono tutti i lavori che facciamo fuori dal campo. Qui siamo alla Candy Arena, anche questo è, diciamo, un po' l'evoluzione di quello che avete visto prima. Si usa, diciamo, una panca per lavorare un po', per marcare un po' il discorso dell'apertura al piede esterno. Si vedono? Sì, 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 sì. Questo è adattamento su palle molto tese, che noi andiamo in qualche modo a, così, a sollecitare con esercizi di questo tipo. Ecco, insomma, questi lavori che fanno parte di quella batteria che noi chiamiamo appunto check-in, oppure lavori analitici in entrata, li facciamo di solito dopo una seduta pesi. E immediatamente dopo facciamo seguire lavori invece in campo. Di solito lavoriamo sempre, io parlo sempre di sedute dopo aver fatto pesi, dove inizialmente non saltiamo. Combiniamo lavori di difesa e ricezione. E qua ci avviciniamo ad esempio a lavori di ricezione, ma sempre dopo spostamenti indotti, cioè provochiamo o induciamo spostamenti a ritroso con i passi accostati o spostamenti davanti per ricevere palle corte. Insomma, credo che più o meno si sia capito, no? Nel senso che non è proprio un lavoro classico di battuta e ricezione, ma si può battere dai plinti in un campo per ricevere nell'altro, e nel campo in cui si sta battendo invece facciamo lavori invece di difesa con i palleggiatori. Quindi questo prima di arrivare magari a una fase sintetica di gioco, e poi chiudere la seduta ancora con un lavoro di eccezione, con invece, cioè, più classico, dove invece si batte e si dice simile a quelli che ha fatto vedere prima Johnny. Se è stato chiaro, si è capito? Chiarissimo. Nelle sedute invece più regolari, dove non ci sono, dove non il lavoro non è anticipato dai pesi, solitamente noi non usiamo scaldarci con il lavoro a coppie, ma usiamo subito la rete. Cerchiamo sempre di creare situazioni da campo, per cui dividiamo spesso il campo in tre strisce, lavoriamo o diciamo da 1 a 5, da 6 a 6 e da 5 a 1, oppure da 6 a 6 in diagonale, iniziando con lanci, con battute piedi a terra dai 4-5 metri, piano piano fino ad arrivare a battute sempre piedi a terra dai 9 metri, e a rotazione chi ha battuto dopo va a ricevere. In questo tutti fanno tutto, e quindi approcciamo, diciamo, il fondamentale di ricezione in questo modo. Dopodiché l'allenamento di solito sviluppa dei blocchi di battute e ricezione con obiettivi specifici a punteggio o con delle richieste particolari dal punto di vista tattico, che vengono intervallate invece o sono intervallate da lavori di tipo globale. Per cui di solito mediamente in un allenamento riusciamo a fare
due o tre blocchi da 12 minuti, di solito 10-12 minuti di battute eccezione a obiettivo specifico, intervallare, cioè e in mezzo a questi tre blocchi ci sono due blocchi invece più grandi, più ampi di lavoro situazionale, di lavoro globale, che può essere obiettivi a punteggio oppure semplicemente con obiettivi tipo tecnico-tattico. Abbiamo una domanda, visto che stai parlando di ripetizione nello specifico, qua è sul bagger, la faccio a te. Massimo chiede, nel bagger laterale, secondo te, prima una mano, prima un braccio e poi l'altro, o poi o mani attaccate e poi mi sposto? No, allora io di solito, allora in termini diciamo propedeutici, proviamo prima a far alzare un braccio e poi si vede a unire, sì, a unire l'altro, non questo, perché questo non è un bug, però. E sarebbe un disastro se fosse così. Però l'idea è quella di arrivare poi a fare un bagger dove, evitando di fare questo lavoro che di solito fa perdere il contatto con la palla, ma di arrivare a un bagatare già quasi a mani uniti e a piano di rimbalzo orientato. Non so se sono stato chiaro. L'approccio a una mano e poi l'altra di solito è, io lo uso soprattutto nei ragazzi che hanno più difficoltà a lavorare sul bagger laterale o che hanno maggiori difficoltà a evitare questo movimento, che di solito è quello che fa perdere il controllo della palla. Non so se i colleghi sono d'accordo su questo, però di solito... Se non sono d'accordo possono intervenire, se stanno così penso siano tutti d'accordo. Bene, ti ringrazio. Giorgio, allora avremmo dovuto parlare della fase di attacco, era un percorso, diciamo, avremmo dovuto parlare con Vincenzo della fase di attacco e di contrattacco, però penso sia rimasto bloccato con l'allenamento. Allora io passerei la parola a te. Allora, facciamo che Vincenzo ci ha parlato della sua fase d'attacco, adesso arriviamo a dover strutturare anche perché tu ti trovi a giocare contro atleti che battono bene perché allenati da Johnny, che ricevono benissimo perché allenati da Massimo, che attaccano bene perché allenati da Vincenzo. Adesso tu ci spieghi come costruisci la tua trincea, cioè noi vogliamo sapere i precetti con cui organizzi la tua fase di muro e difesa. Beh, allora, innanzitutto mi do dei principi di lavoro da mantenere stabili durante tutta la stagione. Per prima cosa devo decidere il sistema base di muro e difesa da quale partire. E parto sempre da un sistema di 2-0-4, ok? E con delle sfumature poi in base alle caratteristiche dei miei atleti e in base alle caratteristiche più avanti degli avversari con i quali ci scontriamo. Le sfumature possono essere del zona 6, se tenerlo sulla diagonale lunga, se tenerlo di più dentro al campo, se tenerlo sulla seconda parallela, oppure queste sfumature sono a carico del giocatore, immaginando una situazione di attacco proveniente, che ne so, da zona 4 avversaria, sono la gestione del pallonetto da parte del zona 4 o del zona 1, chi potrebbe avere più responsabilità o meno, oppure se coinvolgere il libero su alcune traiettorie di piazzata appena dietro in zona diciamo 8, appena dietro il muro, eccetera. Queste sono le sfumature di un sistema prevalentemente improntato sul 2-0-4. Ok? Altra cosa, gli altri due principi sui quali impronto tutto il lavoro sono di avere sempre una didattica all'interno della seduta e una didattica per quel che riguarda lo sviluppo della stagione. Cioè, cerco di inserire dei principi all'interno della seduta, per esempio, parlando del muro, logico che all'inizio della seduta, evitando il riscaldamento classico
ci piace farlo di più in situazione specifica, quindi magari evitando la corsa andiamo già a fare degli spostamenti a secco, ok, per quel che riguarda il muro, e successivamente passo ad una lettura di situazioni di alzata, magari prima su una palla alta, dove strutturiamo la tecnica dei passi accostati. Magari in un campo ci sono gli alzatori e i liberi che si alternano nel lavoro di queste alzate, e dall'altra parte c'è la squadra che lavora in lettura di una zona dell'alzata, chiaramente, e lavora su questi passi senza aggiungere il salto, lavorano sulla tecnica e di conseguenza già anche sul punto di stacco per quel che riguarda la palla alta. E il passaggio didattico successivo può essere fare la stessa cosa introducendo una palle più rapide, alzate sempre sia dagli alzatori che dai liberi, e già qui possiamo lavorare sulle tecniche di spostamento, come ho già detto prima, e sul punto di stacco. L'altro step che all'interno di una seduta io faccio fare per quel che riguarda il muro è lavorare su un autolancio dell'attaccante in forma individuale. Prima ogni atleta si trova a dover decidere il tempo di stacco oppure a controllare il proprio piano di rimbalzo, quindi il piano di rimbalzo individuale. Lì lo possiamo fare magari con l'espediente di aggiungere un nastro sopra la rete in maniera da far percepire il concetto di invadenza del piano di rimbalzo o di penetrazione della rete. Successivamente mi piace molto lavorare sull'accoppiamento. All'inizio dell'anno lavoriamo su un accoppiamento prestabilito prima, quindi con un autolancio da parte di un attaccante avversario ai lati, l'accoppiamento di muro che può essere fatto dai centrali, ma insomma all'inizio dell'anno lo facciamo fare un po' a tutti. Poi più andiamo avanti nella stagione più specializziamo gli atleti che devono fare gli spostamenti dal centro, quindi centrali, e lavorano per decidere il tempo di accoppiamento, il tempo di salto e per far sì che il piano di rimbalzo sia omogeneo da entrambe le parti, non ci sia spazio tra entrambi i muratori, ecco. E il primo step di questi lavori può essere lavorare su un autolancio alto in maniera da stabilizzare il tempo di salto su una palla alta, poi man mano che andiamo avanti abbassiamo le traiettorie dell'autolancio e aggiungiamo di conseguenza una rapidità di traslocazione. Lo step successivo nell'arco della stagione di questo lavoro è quello di aggiungere una lettura di un'alzata, ok? Mentre all'interno della seduta, una volta che ho inserito questa fase, abbiamo prima lavorato a secco, abbiamo lavorato sulla lettura delle alzate, ci siamo preoccupati di stabilizzare il piano di rimbalzo, andiamo a verificare se questi concetti in un 6 contro 6 di sintesi sono stabilizzati. E per me 6 contro 6 di sintesi molto spesso è senza punteggio, ma con dei vincoli tecnici da parte degli attaccanti, e lì andiamo a verificare o a intervenire se l'atleta ha interpretato correttamente l'obiettivo prestabilito, che può essere il punto di stacco su una palla alta, può essere il punto di stacco su una palla super, può essere l'invadenza del piano di rimbalzo rispetto a traiettorie più vicine a rete, oppure ritardare il tempo di salto su traiettorie staccate, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un po' la progressione che utilizzo all'interno della seduta, e man mano che vado avanti durante la stagione, poi
specializzo gli obiettivi. Poi ci sono degli adattamenti necessari da fare, secondo me, anche in base alle caratteristiche degli atleti. Cioè, per esempio, può essere che ci siano degli atleti più alti e quindi abbiano la capacità di sfruttare in maniera più importante questo muro, cioè la loro altezza nel fondamentale di muro, e quindi dobbiamo essere più esigenti nel pretendere una certa qualità. Atleti che hanno meno abilità da un punto di vista antropometrico, è chiaro che avranno delle scelte differenti. Per esempio, un atleta piccolo, io spesso tendo a dirgli di chiudere la parallela. Nella fattispecie, negli ultimi 2 anni in Serie C mi è capitato di giocare con degli atleti, con dei palleggiatori piccoli, e do per scelta tecnico-tattica di chiudere bene lo spazio della parallela in maniera da ridurre lo spazio per l'attaccante avversario quando poi cercherà, nella stragrande maggioranza dei casi, quella traiettoria, ecco. E poi cosa potrei aggiungere? Se posso, io avrei, sì. avrei una domanda per te. Intanto colgo un attimo la palla al balzo per dire che mi hanno detto che Vincenzo purtroppo ha avuto un contrattempo con un incontro con Julio Velasco, e speriamo riesca a connettersi con noi prima della fine, e nel caso cercheremo di recuperare le domande. Comunque eventualmente cercheremo di attivarci per comunque farvi avere il suo modo di pensare, ecco. E detto ciò, Giorgio, qua ho 2 domande per te. La prima è da Cristiano, chiede: come alleni il tempo di salto in base alla distanza da rete della palla? Che indicazioni dai? Allora, in base alla distanza da rete, il tempo di salto presuppone innanzitutto la valutazione dell'atleta. Cioè, se c'è un atleta che ha grandi capacità di salto, noi dobbiamo ritardare il tempo. Cioè, se ha grandi capacità, mantiene un tempo di volo elevato, l'indicazione che io do è l'osservazione dell'apertura del braccio dell'attaccante, ma stiamo parlando di una palla alta, e do come indicazione l'apertura del braccio dell'attaccante. Appena dopo l'apertura, iniziare a saltare. Se invece c'è un attaccante che ha qualità di salto normali, io do come indicazione l'apertura del braccio dell'attaccante come tempo di salto. Se invece ci troviamo in una situazione di primo tempo e abbiamo deciso di opzionare il centrale salta, oppure il giocatore in assistenza salta con lo stesso tempo di salto dell'attaccante. Poi, se la palla è molto vicina alla rete, il tempo di salto deve essere anticipato e non far vedere lo spazio, e il piano di rimbalzo deve essere anche invadente, non deve permettere spazi di passaggio all'attaccante. Se invece la palla è staccata da rete, il tempo di salto va ritardato sempre in rispetto all'osservazione del braccio dell'attaccante. Queste sono indicazioni standard. Poi più si va avanti, più si ha la possibilità di studiare o di capire che tipologia di attaccante c'è dall'altra parte, si fanno le valutazioni necessarie. Poi un conto sono le indicazioni e un conto è vedere se l'atleta ha anche le abilità per poter gestire queste indicazioni. In Under 18 non tutti gli atleti sono pronti per differenziare così bene i tempi di salto, anche se sono dell'idea la problematica più grande spesso è il punto di salto, il punto di stacco nella palla super.
Perfetto. E un'altra cosa, questa domanda è sempre sul muro, quindi partirei tu col darmi la risposta, ma vorrei sapere anche l'opinione di Johnny e di Massimo. Il muro a tre, lo inserisci nel tuo sistema? Quando lo inserisci, e anche in quello dei vostri colleghi, di Massimo e di Johnny? Vado io? Sì. Allora, il muro a tre sta diventando sempre più importante nell'alto livello. Anche lì io tendo ad introdurlo non da subito, ma lo costruisco nell'arco della stagione e solamente in situazioni particolari, dove poi sappiamo che ci sono attaccanti che hanno vagonate di palloni da gestire, ecco. Non è sicuramente il tema principale della stagione, almeno per quel che ci riguarda, anche perché spesso trovo più efficiente, per le caratteristiche di atleti non sempre che ho avuto in passato, non sempre così molto alti, c'erano delle situazioni in cui forse difendavamo meglio, il sistema stava più in piedi con il difensore, il terzo giocatore in difesa, e anche per poi ricostruire, contrattaccare meglio. Se avessi a disposizione una squadra con delle capacità antropometriche molto molto elevate, allora probabilmente darei più importanza probabilmente anche al muro a tre, però starei sempre attento alla capacità di lettura dei ragazzi, nel senso che prima a un laterale insegnerei a fare bene un'assistenza nel primo tempo, poi eventualmente anche a stabilizzare bene la situazione del muro a tre, che diventa un obiettivo più importante nei gruppi di under 20. Massimo, tu sei d'accordo? Lo inserisci in un altro momento, il muro a tre? Allora, io da anni alleno anche l'under 16 e il muro a tre lo inseriamo già in under 16, ma per una semplice ragione, perché io credo che tutto quello che si può fare con i giovani, di quello che si fa ad alto livello, bisogna cercare di farlo per rendere questo nostro sport anche più attrattivo, più fruibile, tra virgolette, anche in termini così di possibilità di avvicinarsi a ciò che fanno i grandi campioni o le grandi squadre. Perché questo è anche uno dei grossi svantaggi che abbiamo rispetto a sport come il calcio, la pallacanestro, secondo me. Sì, scusa. Quindi, Massimo, posso dire una cosa? In Under 16 c'è una rete diversa, cioè una rete 2.35 e gli angoli sono ben diversi di attacco, credo, nell'introduzione. Sì, sì, ma noi, ad esempio, io in Under 16 lo introduco in situazioni particolarmente conclamate, tra virgolette, di palla alta, nel senso che alzate che non sono fatte appunto dall'alzatore, situazioni di palla meno, in tutte quelle situazioni dove noi, diciamo, siamo mediamente sicuri e certi che il gioco avversario, l'attacco avversario arriverà attraverso palla alta, noi cerchiamo di fare muro a tre. E quindi alleniamo la preparazione, la comunicazione tra i giocatori a muro e la realizzazione. Questa cosa qua dà grandissimo gratificazione ai ragazzi. Quindi è una cosa, e tra l'altro è una cosa che vedo fanno in tantissimi, noi quest'anno abbiamo fatto parecchi tornei con l'Under 16, con squadre di prima fascia probabilmente, e il muro a tre lo abbiamo visto far fare a tutti praticamente, anzi alcune squadre addirittura lo tendevano a esasperare. Passando in Under 18 cerchiamo di aumentare il numero delle opzioni, delle possibilità in cui poter fare il muro a tre, nel senso che possiamo cerchiamo di organizzarci per poterlo fare anche in situazioni di ricezione magari non proprio meno, ma magari sai quelle ricezioni che si avvicinano tra una meno nel punto esclamativo, oppure dove sappiamo che comunque le alzate non saranno alzate
alte e in tutte le situazioni in cui appunto non è l'alzatore ad alzare. Anche lì alleniamo la preparazione, la comunicazione, le traslocazioni, diamo chiaramente gli obiettivi che almeno io tendenzialmente come tre faccio sempre chiudere la parallela, e l'organizzazione poi della difesa. Ma ribadisco, questo, quello del numero 3 è una cosa che gratifica tantissimo i ragazzi, e quindi è una cosa che pur non dedicandoci un numero di minuti esagerato di lavoro, però è una cosa che ci viene anche con discreta facilità. Un'altra delle situazioni in cui è molto facile da realizzare in under 16 e talvolta anche in under 18 è con palleggiatori in prima linea. Perché prima si parlava di modelli prestativi, rispetto all'alto livello, ad esempio, l'utilizzo della seconda linea da zona 1 è ancora molto basso, bassissimo in under 16 e ancora piuttosto basso in under 18. E te lo dico perché queste situazioni le abbiamo scoutizzate appunto in tutte i tornei che abbiamo fatto, in tutte le partite di alto livello che abbiamo fatto negli ultimi 2 o 3 anni. E quindi questa cosa può consentire magari con un po' di conoscenza dell'avversario di poter esasperare un po' questa situazione tattica di muro. Johnny, invece te devi smutarti. Potrebbe farlo il relatore. Allora, diciamo che quest'anno è successa una cosa strana, il muro 3 è venuto fuori da solo. Io credo che all'inizio noi allenatori siamo presi dalle cose più importanti, dai nostri concetti base, che il muro non deve scorrere, il muro deve avere piano di invadenza, tutte queste cose qui. E ho visto che quest'anno invece è venuto fuori da solo, l'hanno fatto loro così. In maniera autonoma, e l'ho lasciato fare, e dopo abbiamo cominciato a codificarlo, perché il problema, come diceva giustamente Giorgio prima, il muro a 3 è della lettura del gioco. Un po' di esperienza di gioco così ha fatto sì che venisse fuori da solo, e poi l'abbiamo codificato. Adesso, quando facciamo il muro a 3, intanto prendiamo due situazioni, facciamo due situazioni quando un giocatore è fuori gioco per certe tattiche che vediamo che non è la palla, oppure che è andato a difendere, non c'è, quindi eccetera eccetera, oppure quando alza uno dei due laterali, perché la situazione è stata così. In questa situazione facciamo un muro a 3. Dopo si è evoluto in maniera successiva, e l'abbiamo fatto anche in maniera tattica. Ripeto, anch'io faccio un muro sulla parallela, la chiamata e tutte queste cose qui. Penso che sia una evoluzione sicuramente della lettura del gioco dei giocatori. Ecco, bisogna lavorare sicuramente su questo. Posso dire una cosa? Sì. No, nel senso che tu confermi quella cosa che dicevo prima sulla gratificazione che hanno i giocatori, nel senso che il fatto che arrivino quasi da soli, no, arrivare a fare una cosa, che probabilmente l'hanno visto e lo hanno riprodotto in palestra, ed è una cosa bellissima, secondo me. È una cosa che di solito si vede fare, no, ai calciatori, che vedono Maradona, piuttosto che, dimettevi Maradona, adesso guardano Ronaldo, guardano i grandi campioni, e magari provano a fare una giocata, no? Questa cosa a pallavolo era complicata, cioè era abbastanza difficile da vedere, perché comunque non sono, cioè, tecnicamente non, il nostro sport non è proprio semplicissimo, no? Quindi il fatto che siamo arrivati da soli a fare questa cosa, io la trovo incredibile, entusiasmante. No, certo. E un'ultima domanda. Come allenate voi, da Enrico, come allenate voi le variazioni dei colpi di attacco, mani out, sulla copertura, se lo fate solitamente in fase di gioco o se fate esercizi specifici? Massimo, vuoi iniziare tu? Dunque, per prima cosa dobbiamo consolidare le traiettorie di attacco, cioè il fatto che i giocatori abbiano traiettorie di attacco, altrimenti è difficile provare a chiedergli a loro di variare. Quindi, rifacendoci anche al discorso di prima, soprattutto nelle prime parti delle stagioni, la richiesta in attacco, almeno che io faccio ai miei ragazzi, è di allenare costantemente direttrici specifiche su richiesta, no? Noi a volte utilizziamo anche il muro artificiale, che è comodo per poter lasciare degli spazi e chiedere all'atleta di insistere invece sulla traiettoria specifica.
Poi il problema è capire se in situazioni i giocatori hanno capacità di lettura del muro avversario, ad esempio anche il fatto di giocarci contro e poi fare l'autocopertura in caso di alzata molto attaccata, che è una situazione molto ricorrente anche ad alto livello questa, perché ultimamente appunto con l'aumento della velocità della palla ci sono traiettorie che a volte non sono precisissime, oppure tempi che non sono facili da realizzare per l'attaccante, quindi a volte c'è proprio questo adattamento. Quindi l'idea è quella di creare poi delle situazioni di gioco dove il focus è proprio questo, cioè proprio cercare di leggere l'azione del muro per poter in qualche modo eluderla, oppure usare lo stesso muro in caso di situazioni, appunto, come dicevo prima, di palla molto attaccata o di traiettorie un po' troppo rapide, un po' troppo spinte rispetto ai tempi di corsa dell'attaccante. Però io credo che la parte importante iniziale, almeno per me a quest'età, sia che loro abbiano nel loro bagaglio tecnico il fatto di poter realizzare la diagonale stretta, la diagonale lunga, la parallela, il colpo, il money out, il quarto spinto, cioè altrimenti è impossibile chiedere di fare una cosa in situazione. E voi avete qualcosa da aggiungere, qualche altra proposta? Io direi che la variabilità dei colpi in attacco è quella che quantifica, secondo me, l'alto livello, anche a livello giovanile. Bisogna discriminare due cose: in una palla normale o la risoluzione di una palla che non ci è stata data normale, spinta, se era spinta, eccetera, eccetera. Ecco, su una palla buona, conoscenza delle traiettorie, è chiaro che fa un atleta, più traiettoria conosce, più l'atleta è di alto livello. Sulla palla da risolvere, e qui vengono i grossi problemi, perché quante volte una palla innalzata male si tramuta in un errore nel settore giovanile. Il nostro lavoro è quello di piattare la possibilità di gestione di tanti colpi che ormai si vedono anche ad altissimo livello, quante volte si vede la mano fuori, la mano spinta dentro il pallonetto, ha caratterizzato, secondo me, l'alto livello. E si deve allenare sicuramente in situazione globale. Questa è una delle, l'attacco, secondo me, è uno dei fondamentali da allenare solamente in situazione globale o nella che ha i migliori risultati, quindi giocare mano e fuori, mani sulle dita alte, mano, colpo sul muro ritardando, mano e gioco, cioè mano e rigioco la palla vicino o distante, a seconda di più o meno forte che tiro. E pallonetti spinti, ecco, questo è una difficoltà nell'allenare queste cose. Io credo che nei ragazzi, discutevamo l'altro giorno di questa cosa qui, fare un pallonetto a volte è come una vergogna, è uno essere un atleta di alto livello, invece si vede che anche a livelli altissimi l'uso di questi colpi risolutivi è importante. Perfetto. Avrei un'altra domanda sul muro, facciamo le ultime due. Dicono nel femminile non si opziona più. Com'è la situazione invece nel settore giovanile maschile? Giorgio, vuoi cominciare tu a darci una risposta? Allora, l'opzione deve partire, secondo me, da delle situazioni abbastanza scontate. Per esempio, la situazione più classica può essere con attacco a due, avversario, e dall'altra parte della rete hanno una palla staccata da rete. A livello giovanile succede che la stragrande maggioranza dei palloni vanno a finire in zona 4, quindi appena si identifica questo, tendiamo a opzionare verso posto 4, ma se sappiamo chiaramente che dall'altra parte della rete l'opposto non è utilizzato e il primo tempo non è credibile con una palla appena staccata da rete. Questo identifica soprattutto le squadre di più basso livello. L'altra grande situazione può essere un palleggiatore che ha la tendenza con palla buona oppure su rigiocata free ball a giocare primo tempo, ok? Allora lì, se c'è magari attacco a tre, può essere utile opzionare, però
dipende da quanto si sa degli avversari, non è, cioè, una strategia che si deve utilizzare in base a quanto poi si riesce a capire dell'avversario, anche se sono dell'idea che a questa età la prima grande capacità da sviluppare resta la lettura. E Johnny? Si usa ancora sicuramente, ma in un contesto di scelta di gioco, nel senso che il nostro lavoro sia quello, credo, di far interpretare il gioco dai nostri ragazzi, farli soprattutto scegliere. La gestione delle dinamiche di muro è di solito la reputo competenza del centrale, anche se non è solo competenza del centrale, ma è lui che dovrebbe decidere un po' le situazioni. Anche per valorizzare il ruolo, secondo me, è importante che vengano date delle competenze e delle responsabilità ben precise. Intanto la scelta di gioco, a volte sì, si può scegliere di opzionale, si può scegliere di opzionale con l'incentrale per saltare su un primo tempo che il palleggiatore ripete da tante rotazioni, oppure lasciare anche il nostro posto 4 sul primo tempo. Ma più che la scelta tra opzione e lettura, che è importante, la capacità di far leggere il gioco credo sia determinante a questo livello, farli capire che devono scegliere se vogliono riuscire ad arrivare all'obiettivo di fare un muro importante. Ok, e infine un'ultima domanda e poi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Viene fatta sul doppio palleggiatore. Ecco, secondo voi l'under 18 può, under 18 poi diventerà under 19, under 17, insomma, ma secondo voi è una soluzione ancora utilizzabile? Io so per certo che a Treviso è stata utilizzata. Quando, come e quali sono i pro e quali sono i contro? Allora, Johnny, rispondo io che mi sento in parte in causa. Nel senso che e quanto è in relazione con magari l'opposto, insomma, l'opposto c'era, non c'era, insomma, vuoi spiegarci? Beh, sì, quest'anno il nostro discorso è nato dalla situazione in cui avevamo tre palleggiatori, posso dire anche tre ottimi palleggiatori, un opposto di ruolo, ma ne avevo anche un altro, ma... credo che sia stato soprattutto per valorizzare i tre palleggiatori, che tutti e tre hanno delle qualità non indifferenti. Credo ci sia importante la loro disponibilità, nel senso che credo che i palleggiatori, e molti palleggiatori, piace ancora attaccare, quindi la loro... Poi di uno, posso dirlo anche chiaramente, non eravamo molto molto sicuri, anche se nel corso dell'anno poi è risultato crescere anche sulle sue dote di palleggio, che era il palleggiatore più alto, Mazzon, e quindi sta diventando un palleggiatore sicuramente importante, di questo ne siamo felici, nonostante che quest'anno abbia fatto molti allenamenti giocando anche come attaccante, come non credo sia un'esperienza che loro, anzi credo che se le portino dietro come privilegi, come ricchezza, come cose importanti. Lo stesso anche l'anno scorso avevo due palleggiatori, che il terzo che però era nel gruppo di Serie B, che avevano minuti dobbi, e può essere una situazione, secondo me, come tutte le cose nascono da una squadra ben definita, da delle situazioni ben importanti come avevamo noi. Quindi, tra l'altro, nel corso dell'anno l'opposto si è fatto anche male, quindi è stato anche il gioco forza il fatto di giocare col doppio palleggiatore, ma credo che sia un'esperienza utile, un'esperienza importante anche per quelli che dopo continueranno a giocare come palleggiatori. E invece vorrei sapere anche l'opinione riguardo appunto all'utilizzo del doppio palleggiatore di Massimo e di Giorgio. Massimo, inizia tu. Giorgio, penso che abbia qualche problema di connessione, si sta riconnettendo. Sì. Ma io sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto Johnny. A me piace il modulo doppio alzatore, soprattutto fino alle categorie under 16, per una serie di ragioni. Primo, perché ti dà la possibilità, avendo la possibilità chiaramente di poterlo fare, di allenare tre alzatori. E secondo, perché a quell'età, voglio dire, poter tenere sempre comunque alto il patrimonio di esperienze tecniche
e tattiche anche di un pareggiatore per quello che concerne l'attacco, lo aiuterà sicuramente poi in futuro anche nella comprensione, no, della gestione dell'attaccante stesso. E terzo, perché come dicevo prima, piuttosto che avere un opposto che non attacca la seconda linea, è meglio avere un pareggiatore che alza e fa attaccare l'alzatore di prima linea. Questa è come la vedo io, cioè sicuramente fino a under 16. Io ad esempio qualche anno fa, tre anni fa, per l'annata 2001, abbiamo fatto tutto il campionato under 16 fino a finale nazionali giocando con doppio alzatore. L'anno dopo non l'abbiamo potuto fare perché, anche se abbiamo iniziato a farlo, perché c'è stata un'evoluzione del gioco che ci ha permesso di cambiare modulo e c'era troppa disparità tra i due alzatori, perché poi c'è anche il rovescio della medaglia, nel senso che poi se i paggiatori non sono simili tra loro, comunque il livello che esprimono è un po' troppo differenziato, si rischia poi che il gioco della squadra ne risenta. Sono un pochino meno propenso al doppio paggiatore in under 18, anche se poi pervenienza è una cosa che è assolutamente applicabile e assolutamente apprezzabile, perché come dicevo prima, questo non ti farebbe tendere ad un modello prestativo di alto profilo. Cioè credo che a quell'età lì bisogna cominciare a lavorare anche sui ruoli in maniera un pochino più determinata, più incisiva, e quindi sviluppare gli opposti per il ruolo che hanno, ecco, e i pareggiatori per quello che poi sarà il loro tipo di gioco in futuro. Ma voglio dire, non è che poi questa cosa implichi il fatto di... Cioè se dovessi essere in condizioni di doverlo fare, lo farei tranquillamente. I miei due alzatori quest'anno avrei potuto comunque fare, magari non come quelli di Johnny, ma comunque poter giocare con il doppio alzatore tranquillamente. Ho perso una semifinale nazionale a Policoro con Giannelli che attaccava, faceva il doppio, quindi posso dire che è ben augurante. E io l'ho perso la finale invece, quell'anno lì. esatto. Però ecco, quell'anno lì, che era under 17, se ti ben ricordi. Sì, certo. Certo. Noi eravamo in squadra due alzatori, uno era Sbertoli, che però era un po' giovane rispetto al limite d'età, mi pare che fosse 96 quell'anno il limite, e l'altro invece era un ragazzo fisicamente normale, Pietroni si chiamava, e noi quell'anno lì giocavamo con doppio alzatore perché non avevamo in squadra un giocatore in grado di poter fare l'opposto. E Riccardo all'epoca era un ottimo attaccante, penso che era Lizzi come pareggiatore, e lui aveva iniziato a giocare a pallavolo attaccando ed era molto forte anche in quel ruolo. Giorgio, a te l'onore di chiudere con questo doppio palleggiatore. Voglio sapere te cosa ne pensi. La trovi una buona soluzione oppure preferisci fare in altro modo? Ma allora, non c'è una soluzione migliore di un'altra. Ci sono due soluzioni che hanno dei vantaggi differenti. Già come diceva Massimo, con il sistema di un alzatore acceleriamo il processo di crescita del palleggiatore, che si trova a gestire 6 rotazioni su 6. Dall'altro canto, dal punto di vista del gioco, potrebbe essere vantaggioso avere il doppio palleggiatore se ci sono 2-3 alzatori che hanno le qualità per poter sostenere questo ruolo, soprattutto in attacco. E questo fa sì che la rete resti tutta aperta, anche perché gli atleti in grado di fare una differenza così importante da seconda linea non sono mai tantissimi in under 18, e quindi potrebbe essere un vantaggio sotto il profilo tattico per limitare il numero di assistenti sul primo tempo e tenere la rete aperta. Questo è quello che fondamentalmente penso, e ognuno adatta il vestito, come ho già detto all'inizio, alle capacità degli atleti di cui dispone. Bene, allora io vi ringrazio infinitamente tutti quanti di averci aiutato ad imbandire questa tavola tecnica e di aver dato a chi ci sta ascoltando, che sono nella maggior parte allenatori, di aver dato ognuno degli spunti diversi. È sempre un arricchimento e siamo contenti di aver sentito parlare persone che sono nella categoria da molti anni, hanno ottenuto molti successi e chiaramente hanno trovato un percorso e un modello
che avete avuto il piacere di condividere con noi. Quindi vi ringraziamo e ringraziamo le vostre società e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per il webinar sull'Under 19-20 e salutiamo tutti e auguriamo una buona serata. Voi restate un attimo connessi con me fino alla fine che non mi danno la conferma che siamo arrivederci offline. E buona serata a tutti. Arrivederci, buona serata.